Eccomi qua con la recensione del nuovo Nerf Doomlands Vagabond. È un Nerf molto carino, differente dagli altri. Adesso vi faccio vedere perché. Allora, la prima cosa che salta all'occhio è che la maniglia è piccolina. Quindi vedete che la mia mano ci sta perfettamente, ma ci sta benissimo anche la mano di un bambino. Quindi riescono ad usarlo sia Claudio che Livia. E già questa è una cosa secondo me bella perché rispetto agli altri Nerf, diciamo di questa dimensione, è molto più leggero. La leggerezza è data anche dal fatto che in questo Nerf non ci vogliono le batterie, quindi non va a batterie, ma va semplicemente a carica. Come si fa ad usarlo? Allora, all'interno della confezione chiaramente trovate le istruzioni e 6 dardi, eccoli qua. Allora, i dardi vi dico che devono essere non necessariamente chiaramente questi arancioni che ci sono all'interno, ma possono essere anche i classici, diciamo, blu che trovate in vendita, quindi se avete bisogno delle ricariche. Allora, come si fanno ad inserire? È veramente molto facile. Io vi dico che ultimamente mi sto appassionando. Appena c'è una giornata di sole, vado a giocare giù con Claudio perché comunque giocare con i Nerf è divertente, secondo me, per tutta la famiglia, ed è un modo anche per, diciamo, prendere la mira, mettere i pupazzetti, buttarli giù, quindi insomma noi ci divertiamo. Allora, si inseriscono qui dentro, vedete, c'è l'invio, e poi è veramente molto facile, si gira il caricatore, vedete che veramente con un pollice è immediato, e si riempiono tutti quanti. Riesce a farlo anche Livia, quindi insomma, nonostante abbia 5 anni e questo sia indicato per bambini, vediamo, di età superiori agli 8. Vabbè, chiaramente io ci riesco, molti più di 8 anni. Ecco qua, il vostro blaster è carico. A quel punto lo prendete, lo caricate e sparate. E io vi dico che in casa lo usiamo ogni tanto perché comunque lungo il corridoio ci divertiamo a giocare. È bello da vedere, è veramente leggerissimo. Questa, diciamo, questa corsia qui in alto permette anche di utilizzare eventualmente altri, diciamo, accessori che avete acquistato precedentemente per gli altri Nerf. Questo qua era uno che Claudio già aveva. E però appunto la cosa veramente bella è che nonostante vada veramente molto lontano è molto leggero, quindi comunque non, vedete che non avete neanche bisogno del sostegno della seconda mano qua sotto. Si impugna veramente molto facilmente, è bello anche da vedere perché qui è trasparente, quindi potete vedere anche l'ingranaggio quando va avanti e indietro prima di mollare il colpo. Secondo me è un regalo davvero utile anche in vista del carnevale, perché Claudio che voleva vestirsi da ninja ma non voleva le spade, ha voluto questo perché comunque insomma è bello anche giocarci con gli amici, sempre ricordando ai nostri bimbi, perché io lo dico sempre a Claudio, di non lasciarlo in carica, quindi di non lasciarlo pronto per, diciamo, per sparare e con i dardi inseriti, perché comunque accidentalmente ci si può fare male. Ciao ciao!